Ciao a tutti, oggi piccola guida, vi faccio vedere come registrare le vostre macchine. Siccome io devo registrare l'alta, vi faccio vedere appunto come fare perché poi il procedimento è uguale per tutte le macchine. E questa guida mi è stata chiesta da un utente. Prima di tutto dobbiamo andare sul sito della Silhouette America. Fatto questo, dobbiamo cliccare su supporto. Si apre questa pagina. Come vedete, qui abbiamo diversi titoli e dobbiamo andare alla voce registra la tua macchina. Vi si apre questa pagina. Dobbiamo mettere italiano ed ecco qua la nostra pagina dove ci sono tutte le macchine. Noi cliccheremo sulla macchina che dobbiamo registrare. Io farò alta ed ecco qua la pagina per la registrazione. Se voi avete già un account in Silhouette America, dovete fare accedi. In tal caso dovete crearvi un account dall'inizio. Io sono già registrata e ho già comunque registrato la macchina, quindi questo lo faccio per farvi proprio vedere dove andare. Una volta fatto accedi, dovremo mettere nome, cognome, mail, password e così via. Dobbiamo riempire tutti gli spazi. E qui dobbiamo mettere il numero di serie della nostra macchina. Io appunto ho registrato l'alta, quindi il codice si trova sotto la macchina e lo trovate con le due sigle iniziali SN. Mentre se vogliamo registrare qualsiasi altra macchina, è sempre comunque nel dietro. Qui mettiamo il giorno di acquisto e l'anno e il mese. Io qui ho messo il sito dove l'ho acquistata e quindi creativamenteplotter.it e qui ho messo Italia. Scorriamo e vediamo, troviamo la parola Italy. Ecco qua. Io ho messo anche con valuta euro. Dovete accettare e dobbiamo fare invia registrazione. Fatto questo, vi arriverà in mail un codice dove dovrete inserire nel vostro account e vi verrà dato 25 euro per acquistare i disegni sul sito della Silhouette. Dopo vi faccio vedere dove dobbiamo mettere il codice per far sì che quando andiamo a comprare i nostri disegni non ci venga chiesta la carta di credito, almeno per quei 25 euro. Poi, se scorriamo giù la pagina, troviamo, cliccando qui, quello che è la scatola. Come si fa ad attaccare la macchina al PC? Qui è dove scaricherete il software, ma io ho fatto un video che metterò, che ho già messo, scusate. E vi ho fatto vedere che siamo andati nel sito a scaricarlo direttamente dal sito. Però, se ancora non l'avete fatto, potete benissimo scaricarlo da qui. Qui dice come si apre la libreria nel software, la voce library, dove ci saranno i nostri disegni gratuiti. Una volta che noi abbiamo registrato la macchina e abbiamo
collegato alla macchina o al PC, vi verranno scaricati appunto i disegni gratis. Mentre qui ci sono delle piccole guide, in inglese naturalmente, di come usare la silhouette alta. È in inglese, ma si capisce. Bene, detto questo, se avete ricevuto in email il vostro codice, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo, dobbiamo fare accedi, vedete? Qui, come vi ho detto, c'è la stessa pagina che abbiamo trovato prima di registrare e dobbiamo mettere tutti i dati. Ora qui chiudo, anzi apriamo, in questo caso vi faccio vedere in Silhouette 3D dove, dove sono i nostri disegni. Adesso mi scollego perché voi, quando vi collegate la prima volta, vi trovate questa finestra. E qui ci sono già, c'è già la mia email e la mia password. Qui ci sono le cartelle della nostra libreria, dei nostri disegni, ed è la stessa libreria che abbiamo sulla Silhouette Cameo. Se noi clicchiamo qua, vediamo che è stato aggiunto una nuova cartella. Cliccando questa ci troviamo alta e dentro i disegni gratuiti che ci verranno messi appena colleghiamo la macchina al PC. Mentre se vogliamo andare a scaricare nuovi disegni, li trovate nello store. Io ora vi faccio vedere. Vedete, io se clicco qui, passo qui, vedete, io ho già usato dei 25 euro una parte perché mi sono comprata dei disegni tridimensionali. Per fare sì che il nostro saldo ce lo troviamo nel nostro account, come dobbiamo fare? Facciamo impostazioni account e andiamo in questa pagina. Fatto questo, dobbiamo andare a cliccare qui, aggiungi una scheda di download. Qui verrà messo il codice che vi è arrivato in mail. Una volta messo, facciamo applica carta e ci troveremo appunto qua 25 euro. Spero di essermi spiegata da questo, in questo senso. Vi volevo far vedere, ritornando nella pagina della registrazione, se noi, io in questo caso avevo cliccato alto, vi voglio far vedere che se clicchiamo sulla cameo, scusate, ci troviamo la stessa identica posizione, la pagina dove compilare e mettere i dati. Se clicchiamo qua, prima avevamo il contenuto dell'alta, in questo caso abbiamo il contenuto della Cameo. E così sono anche per le altre macchine. Quindi vedete, è tutto identico. Io vi ho fatto vedere una registrazione di un tipo di macchina, ma il procedimento è uguale. Bene, io spero di essere stata chiara in questo video. Se avete delle domande, scrivetemi nel box o mandatemi un messaggio privato. Spero di esservi stato di aiuto. Iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati dei video che farò. Il prossimo sarà appunto come usare la stampante 3D. Anzi, mi devo scusare se ancora non l'ho messo, ma ho fatto i video, ma devo assemblarlo.
Io vi saluto, mettete mi piace se sono stato di aiuto e ciao al prossimo video.